Lantani Team contro PT, ultima giornata nella Lega dei Campioni Amatori. Se Lantani Team è già eliminato, il PT deve vincere per non rischiare di ripartire nella fase finale dai playoff. I bianconeri però partono decisamente male. Pilloni li salva su questa conclusione a botta sicura da parte di Gianni Carta. Gianni Carta ancora vicinissimo al gol in questa circostanza. Pilloni salvato dal palo. La formazione bianconera si fa vedere con Danilo Carta. Il suo tiro cross viene deviato e messo in calcio d'angolo. E poi Alessio Gerina al settimo a sbloccare il punteggio. Via i fantasmi da Monteclaro sul campo di Monteclaro. Ancora Alessio Gerina al minuto numero 9. Doppietta per lui, decisamente uomo parita. Pitin che insiste. Qui guardate che cosa si divora sotto porta Marco Loi. Poi al 20esimo, proprio su assist di Marco Loi, spano in corner da due passi. Terzo gol della formazione di Mirko Troncia, che al 24esimo chiude la partita. Tripletta per Alessio Gerina. Antani Team 0, B-Team 4. Andiamo adesso a vedere quello che succede nel secondo tempo con la formazione bianconera che continua a insistere con Dragoni nella circostanza decisamente protagonista. Minuto numero 32, a segno anche Danilo Carta, cinquina della squadra bianconera. Al 38esimo andrà in rete anche Luca Ukeddu, bravissimo a divincolarsi anche del tentativo di uscita del portiere avversario Roberto Dragoni. Da quest'altra parte il gol della bandiera realizzato da Gianni Carta per Lantani Team. Poi il P-Team troverà il settimo gol con Danilo Carta. Ancora formazione ospite scatenata. La palla raggiunge Luca Ukeddu che prende la mira. Dragoni beffato dal ribalzo. Ottavo gol della squadra bianconera. Gianni Carta per la doppietta personale. Secondo gol dell'Antani e allo scadere a segno anche Marco Loi. Un vero e proprio golonzo Dragoni. Ancora beffato dal rimbalzo del pallone. Il P-Team vince il girone e si qualifica per gli ottavi di finale.